Presentata questa mattina a Sondrio l'iniziativa destinata alla scoperta della natura, nata in collaborazione tra Ufficio Scolastico Provinciale e Addabim. Il legno è una cosa buona. Un appuntamento oramai d'obbligo con i formaggi dal peggio e le bellezze del centro storico sondriese. Nel capoluogo tanti visitatori, nonostante il maltempo. Dopo una stagione di 5 mesi, il paradiso dello sci estivo ha chiuso i battenti registrando un più 10% di presenze. Cresce la capacità attrattiva. È di pochi giorni fa la prima iniziativa indetta dall'assessore del comune della Media Valle. Fare del bene fa bene a tutte le età. Un saluto ai telespettatori di TSN. Nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Wood is good, letteralmente il legno è buono. Questo è il titolo dell'iniziativa presentata nella mattinata di oggi a Sondrio, organizzata di concerto tra Ufficio Scolastico Territoriale e BIM dell'Adda. Vediamo il servizio. Si intitola Wood is Good, tutto il buono della foresta, ed è l'iniziativa in programma dall'11 al 18 dicembre prossimo in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Montagna. Nella mattinata di oggi, presso la sede del BIM del capoluogo, la presentazione dell'evento, di fatto un'iniziativa che assume un significato di profondo valore per la scuola, nell'ottica di una nuova interpretazione degli innumerevoli materiali offerti dalla natura, ritenuti poveri ma in realtà così ricchi nel proprio valore. È un momento di lezione di altissimo livello. Gli studenti devono capire che da una cosa semplice si può trarre una grande opera. Io sono molto contento che il consorzio BIM continui a coinvolgere il mio ufficio e il mondo della scuola in queste iniziative, perché queste iniziative fanno grande il mondo della scuola e completano la formazione dei ragazzi nelle loro classi. L'iniziativa, nell'ambito della rassegna della Convenzione delle Alpi Leggere le Montagne, è giunta alla sua quinta edizione. E non traga in inganno il tono apparentemente roboante del titolo in lingua inglese. La materia di cui si parla è molto concreta ed altamente rappresentativa del territorio naturalistico della Valtellina. Il legno è buono, tutto ciò che viene dal legno, dalla foresta, dalla filiera bosco-legno, che poi a volte si tramuta anche in energia, è buono. E pertanto tutto quello che ho organizzato in questo evento è volto a manifestare all'interno di questa giornata, dove si vuole raccontare la montagna, quello che è la tematica del legno. Un calendario degli eventi davvero fitto di appuntamenti, laboratori rivolti ai giovani con dimostrazioni di scultura lignea e poi una conferenza, un reading alla presenza di Graziano Murada, autore del libro dal titolo Nembro, e poi musica con i canti del coro femminile del CAI e ben due esposizioni. Una dal titolo Wood Art, riservata alle sculture eseguite dagli artisti dell'associazione Valtellina Intagliatori, ed un'altra, Secret Forest, mostra fotografica dedicata alle meraviglie nascoste nei meandri delle spettacolari foreste valtellinesi. Reading Mountains è un'iniziativa promossa dalla Convenzione delle Alpi, che è un organismo internazionale che in tutto l'arco alpino, dalla Slovenia alla Francia, la giornata dell'11 dicembre, che è la giornata celebrativa internazionale per le montagne, vuole promuovere la cultura alpina e fare delle iniziative di divulgazione scientifica, culturali, letterarie a promozione del territorio montano. Ha patteggiato la pena uno dei giovani di origini nigeriane accusati di spaccio di stupefacenti presso il parco Passerini di Morbegno, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Fatti accertati nell'estate dello scorso anno. HL, queste le iniziali del 25enne, detenuto nel carcere di Como, ha patteggiato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 7.000 euro di multa e all'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. La droga spacciata, soprattutto leggera, veniva ceduta a più persone anche del posto, circostanze ammesse da buona parte della banda dedita allo smercio, mentre il giovane si era avvalso della facoltà di non rispondere. Ed ha attratto visitatori anche da fuori provincia la manifestazione Formaggi in Piazza, andata in scena a Sondrio lo scorso fine settimana. Il maltempo non ha fermato l'interesse per le nostre produzioni tipiche, con un occhio di riguardo alle bellezze nascoste nel centro storico cittadino. Il servizio è di Elisabetta Del Curto. Più di 50 produttori di formaggi si sono riversati in piazza Garibaldi sabato e domenica scorsi per prendere parte a una manifestazione destinata a divenire una classica dell'autunno sondriese. Stimati in oltre 5.000 visitatori per Formaggi in Piazza. Nonostante il maltempo, i prodotti di mucca e di capra nostrani piacciono, così come i salumi, le confetture, il miele. Costretti ad abbandonare gli alpeggi sotto la neve anticipata l'8 settembre scorso, gli alpeggiatori, temprati alle intemperie, non hanno battuto ciglio di fronte alla pioggia.
gli imprevisti atmosferici non sono un problema. Il problema degli agricoltori è più che altro la burocrazia, come un po' in tutti i settori, ma specialmente nel nostro settore. Gli agricoltori sono abituati a alzarsi presto al mattino, lavorare sia al gelo che al caldo che con la pioggia, e non si lamentano mai. Il problema è quando gli si mettono i bastoni fra le ruote per farli tribulare nel loro lavoro. Chiaro il concetto espresso dal patron dell'azienda agricola Stella Orobica di Albosaggia, miglior produttore di formaggio al latte crudo vaccino, selezionato su 33 forme presentate alla giuria del concorso La Combinada, organizzato dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina e dal Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto. Seconda classificata la Vani Farm di Riccardo Vaninetti di Cosio Valtellino, terza la Società Agricola Milesi di Mare Marco Milesi di Dubino. Reduci come i loro colleghi da una buona stagione in quota. Il Malga è andata bene, la stagione in Malga è partita un po' tardi a causa della neve. Noi siamo su 2400 metri appunto, però è partita un po' tardi, dopo è andata bene. Erba ne avevamo in abbondanza, il formaggio è venuto bene e adesso la manifestazione qua è sempre un po' il tempo che decide. Però nonostante tutto non andiamo male, dai. Ad essere reclamata è una maggiore attenzione alle persone che lavorano duramente nel settore. Andrebbero aiutate molto di più dalle nostre istituzioni, via, perché già ci stanno lasciando un po', come si può dire, non è che ne abbiamo molto vicine, non le sentiamo tanto vicine, quello è il problema, l'unico che c'è. Ma non solo formaggi e latticini in mostra quest'anno a Sondrio. Il centro storico, da Piazza Carbonera a Piazza Quadrivio, passando per Piazza Cavour, è rinato a vita nuova con l'apertura al pubblico di 4 cantine e 12 vecchie botteghe, dove artigiani e produttori hanno esposto i loro pezzi forti. Oggetti in pietra ollare, sculture in legno, i giochi di una volta, financo moto da museo. C'era l'imbarazzo della scelta. Con immancabili degustazioni di formaggi e vini di Casa Nostra, una start-up da riproporre in chiave allargata per valorizzare il centro storico, il leitmotiv dell'amministrazione in carica. Assolutamente vogliamo valorizzare tutto a Sondrio, per cui pian pianino cercheremo di valorizzare e ampliare la zona del centro storico. E torniamo alla cronaca giudiziaria. Era accusata di sfruttamento della prostituzione presso il centro massaggi di Via Toti a Sondrio, di cui era formale titolare e amministratore. Per NZ, queste le iniziali, 41 anni, cinese ma residente a Cesano Maderno, la pena di un anno e mezzo e 4 mesi, scusate, di reclusione, oltre al pagamento di 172 euro di multa e delle spese processuali con i benefici di legge. In concorso con altri connazionali aveva favorito la prostituzione di alcune connazionali impiegate nel centro che avevano rapporti a pagamento con i clienti. Fatti accertati dagli inquirenti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2011 e il 12 gennaio del 2012. Più 10% chiude i battenti nettamente in positivo la stagione sciistica del paradiso dello sci estivo, il ghiacciaio dello Stelvio. Ce ne parla la nostra Roberta Cervi. Il ghiacciaio dello Stelvio dopo 5 mesi ha chiuso i battenti, registrando un più 10% di presenze, nonostante l'apertura sia slittata di una settimana rispetto al previsto, al 1° di giugno, per pericolo valanghe. Il paradiso dello sci estivo, che va da una quota di 2.800 a una di 3.400 metri di altitudine, tappa di Coppa del Mondo nel 1992 di chilometro lanciato, e dove la Banca Popolare di Sondrio ha installato lo sportello bancario più alto d'Europa, conferma la sua grande capacità attrattiva non solo di atleti delle squadre di sci di tutto il mondo in allenamento, ma anche di famiglie e appassionati che vi cercano la lentezza, il silenzio della più autentica natura incontaminata, la libertà. Lunga vita al ghiacciaio, seconda casa di Umberto Capitani, maestro di sci e dal 2000 direttore e azionista della società Impianti Funiviari allo Stelvio. Sono figlio di un maestro di sci che faceva lo stesso mio mestiere allo Stelvio da giovane. Ha cominciato a 15 anni mio papà a lavorare allo Stelvio. Subito da piccolo, come sciavo, mio papà
aveva creato la prima scuola di sci che saliva da Bormio allo Stelvio nel 66. Lo Stelvio è l'ultimo importante ghiacciaio al mondo, interamente in territorio italiano, rimasto sciabile d'estate. Si praticano sci alpino, freestyle, snowboard, cross e alpino, ski cross e fondo. Provare per credere. È un mondo a parte, un inverno al contrario. 30 i tecnici che fanno girare le funi delle due funivie, Passo Nagler Trincerone e Trincerone Livrio. I quattro ski lift, Geister 1, Geister 2, Paier e Cristallo, e battono alla perfezione le piste immacolate. Abbiamo dai meno 15 di questi ultimi giorni di novembre ai più 15 dell'estate. Scoperto negli anni 30 del XX secolo dal CAI di Bergamo, lo Stelvio divenne famoso grazie a Giuseppe Pirovano e la moglie Giuliana Boerchio, che negli anni 50 aprirono la prima scuola di sci estivo che porta ancora oggi il loro nome. È l'unica stazione sciistica al mondo che si scia solo d'estate. Gli altri ghiacciai fanno parte di sci estivo, ma soprattutto lavorano anche d'inverno. Ghiacciaio dello Stelvio virtuoso, che contrasta i cambiamenti climatici coprendosi a tratti di teloni geotermici e che sposa la cultura green. C'è chi anela a una fruibilità 365 giorni l'anno, ma secondo Capitani ci vorrebbe una rivoluzione. Meglio lasciare che la natura faccia il suo corso. La Regione Lombardia ha messo in campo 1,6 miliardi di euro per acquistare 176 treni nuovi che inizieranno progressivamente ad entrare in servizio dall'inizio del prossimo anno, distribuiti gradualmente in tutte le zone della Lombardia, considerati i tempi tecnici che prevedono l'immissione sulle linee di 2 convogli al mese. Lo ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito al dibattito che si è recentemente svolto in Consiglio regionale. I criteri che regolano la distribuzione dei nuovi treni sono di natura squisitamente tecnica. I parametri, ha aggiunto Terzi, sono stati proposti dai tecnici della Regione Lombardia e condivisi con Trenord e sono appunto di natura oggettiva, certo non politica. I consiglieri di opposizione dicano ai propri referenti al governo nazionale di darsi una mossa, perché la Lombardia e i pendolari lombardi meritano rispetto e attenzione. Castello dell'Acqua è il primo comune gentile della provincia di Sondrio, l'unico ad oggi ad aver nominato un assessore alla gentilezza, l'ottavo in Lombardia e il 42esimo in Italia. Pochi giorni fa la prima iniziativa coordinata da Barbara Della Bona insieme alle collaboratrici Esther e Cristina. Vediamo il servizio. La provincia di Sondrio è il suo primo assessore alla gentilezza. È Barbara Della Bona di Castello dell'Acqua, comune di 633 abitanti nei pressi del capoluogo. Faccio un ringraziamento particolare al sindaco, al vice sindaco, alla giunta che mi ha dato la fiducia in questo nuovo programma. Ringrazio Esther e Cristina, le mie due collaboratrici che hanno portato tanta energia e tante idee per queste manifestazioni. A parlare il sorriso aperto e gli occhi spalancati sulle bellezze del mondo di Barbara, al pari di quello delle sue più strette collaboratrici, Esther e Cristina, che domenica scorsa, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, hanno lanciato un ponte generazionale facendo incontrare i bambini anziani nella Casa del Sorriso di Castello, la comunità alloggio situata nell'edificio sede del municipio. La prima iniziativa a cui noi abbiamo partecipato è stata la costruzione del fioreggio della gentilezza con i bambini che hanno creato questo fiore. Su ogni petalo hanno scritto una parola gentile. E questo fiore poi l'abbiamo donato agli amici della Casa del Sorriso e su ogni foglia abbiamo scritto il nome del nonnino a cui il fiore veniva donato. Fiore sui cui petali erano scritte le parole cardine della gentilezza: grazie, prego, buongiorno, buonanotte, scusa, permesso, avanti, per piacere, senza le quali alcuna relazione è possibile. E i sorrisi sono stati protagonisti del pomeriggio di festa, in cui bambini ed anziani hanno trovato giovamento dallo scambio di emozioni reciproco. Tutti, nessuno escluso, sono stati invitati a dare un significato alla parola gentilezza e a trascriverlo su una lavagnetta. Parlare poco, agire di più. Rispettare il silenzio degli altri, volersi bene, rispetto. E su tutti lo stupendo voler bene finché fa male. Voler bene finché fa male. Momento cui hanno partecipato anche i parenti degli ospiti della Casa del Sorriso e il vice sindaco del posto, Renato Gregorini. Ci sembra una bella iniziativa,
Invitiamo per cui anche tutti gli altri comuni più grandi e più significativi ad aderire all'iniziativa stessa per portare avanti queste attività che servono sostanzialmente a rendere la vita delle nostre comunità più felice, più gentile, favorendo la convivenza fra le persone e fra le generazioni. Obiettivo: favorire il benessere e la crescita sociale, prendersi cura di chi soffre, malati e persone sole o in difficoltà, persone che hanno perso il lavoro, disabili, anziani, genitori separati con figli. Ancora, crescere lo spirito di comunità, favorire l'unità, coinvolgere i cittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune. Invito tutta la comunità a partecipare a queste iniziative, sono un momento molto bello che ci regala tanto, tanto entusiasmo, tanto amore e tanti sorrisi. Alla vigilia delle Winter Deaflympics, le Olimpiadi Invernali dei Sordi, in programma dal 12 al 21 dicembre 2019 sulle montagne della nostra provincia, la comunità montana della Val Chiavenna, i comuni di Chiavenna e Madesimo, i consorzi turistici di Madesimo e della Val Chiavenna propongono due incontri di sensibilizzazione sulla lingua dei segni e cultura dei sordi. Gli incontri hanno come obiettivo informare e sensibilizzare la società sulle tematiche di base inerenti all'interazione e la comunicazione con le persone non udenti e ai processi di inclusione. Gli incontri informativi saranno di 2 ore e verranno tenuti da una persona non udente, appunto, affiancata da un interprete LIS. Ultimo appuntamento previsto lunedì 2 dicembre 2019 a Chiavenna presso la sala assembleare della comunità montana. Le iscrizioni vanno inviate a consorzio turistico @valchiavenna.com entro venerdì 29. Risate e teatro dialettale lo scorso 16 novembre nella cornice del Cinema Vittoria di Ponte in Valtellina per una serata organizzata da Alomar Sondrio e che ha visto sul palco la compagnia teatrale I Strafusari. Vediamo il servizio di Simone Belletti. Una serata all'insegna del teatro solidale a Ponte in Valtellina con il gruppo I Strafusari di Piateda, che ha proposto una commedia dialettale dal titolo Un condumini de Strafusari. L'evento, svoltosi sabato scorso al Cinema Vittoria, è stato promosso da Alomar, Associazione Malati Reumatici, sezione di Sondrio. Di grande rilevanza la mission della serata, raccogliere fondi per correre in aiuto e realizzare progetti in favore dei malati reumatici della provincia. Questa compagnia è nata a Piatera e fonda un po' le due generazioni che c'erano in paese di teatro, quella dei più anziani, ormai storica e collaudatissima, con quella dei più giovani che ho seguito fin dalla nascita, che si sono fuse insieme per fare uno spettacolo un po' diverso dal solito. Al centro dello spettacolo battute sulle vicende di condominio, una commedia in 3 atti, senza un vero filo conduttore, anche il luogo varia da un atto all'altro. Da un condominio si passa a un aereo, con personaggi particolari a dominare la scena. Divertimento, allegria, spensieratezza e fare del bene con la raccolta dei fondi destinati ad Alomar. Questo è il menù della serata. Ringraziamo la compagnia teatrale che ha offerto lo spettacolo per poter raccogliere dei soldi, dei fondi che serviranno senz'altro per tutelare le nostre attività. Organizziamo 3 corsi che servono per curare come completamento delle cure farmacologiche. Andiamo in piscina per il movimento degli arti seguiti dal fisioterapista, facciamo la musicoterapia per il rilassamento dei muscoli e abbiamo una tutela psicologica di gruppo ed individuale. La stessa associazione promuoverà un incontro formativo aperto a tutti sul tema, in ambulatorio con il paziente cronico, ascolto, dialogo, valutazione, cosa è cambiato? Appuntamento previsto per sabato 30 novembre dalle 9 alle 12 presso l'Aula Magna dell'ospedale di Sondrio, con relatrice Antonella Musio, medico reumatologo. Torna sabato prossimo, 30 novembre, la giornata nazionale della colletta alimentare, edizione numero 22. Coinvolgerà anche la provincia di Sondrio con 100 punti vendita coinvolti. Ad organizzarla il Banco Alimentare Lombardia, col coinvolgimento di gruppi di volontari, tra i quali i detenuti della Casa Circondariale di Sondrio, gli alpini, la Croce Rossa,
gli scout, le parrocchie, le associazioni caritative beneficiarie della raccolta e tante persone che non appartengono a particolari sodalizi ma sposano l'evento. Ricordiamo che lo scorso anno in provincia erano stati 110 i supermercati aderenti alla colletta alimentare con una raccolta di 630 quintali di prodotti distribuiti a 16 associazioni presenti sul territorio grazie alla generosità di oltre 50.000 donatori e più di 1.000 volontari. E parliamo di calcio a 5. Nella città del Bitto, domenica scorsa, è sbarcata l'Inter Under 15 al Palafaedo, tutta la classe dei giovani talenti nerazzurri. Nonostante il 16-1 subito, per i ragazzi dell'MGM 2000, un'esperienza indimenticabile. L'onore di affrontare l'Internazionale Milano per l'MGM 2000 Under 15 nella settima giornata del campionato regionale. Per i ragazzi neroverdi, un'esperienza da mettere nel proprio bagaglio personale, nonostante la schiacciante sconfitta, complice l'evidente differenza di valori in campo. 16-1 il risultato in favore dei nerazzurri, che stanno dominando come da pronostico il torneo e stanno infliggendo risultati pesanti a tutte le squadre. Domenica, in un gremito Palafaedo di Morbegno, giocate spettacolari e dall'alto contenuto tecnico. Fin dai primissimi minuti, uno dei principali team di Milano ha messo le cose in chiaro. Il primo tempo è infatti terminato 9-0. Nella ripresa gli uomini di Moia e Chakra hanno preso più coraggio e hanno tenuto meglio testa i quotati rivali, migliorando il passivo del primo parziale. Per l'MGM 2000 anche la gioia di violare la porta dei nerazzurri grazie a un calcio di rigore di Duvan Minatta. La classifica dei morbegnesi resta positiva con 2 successi ottenuti in 4 partite. Non sono mancati i complimenti del mister dell'Inter, Marcello Esposito, giocatore di calcio a 5 con esperienze anche nella massima serie con Milano. Una bella partita, è un clima diverso da quello che abbiamo trovato negli altri campi in cui abbiamo giocato fino ad oggi. È un bello spirito da parte della squadra di casa, del Morbegno, che conosco bene e a cui faccio complimenti per il lavoro che fanno durante l'anno. È un'esperienza che aiuta a crescere perché sono molto più forti. Adesso noi abbiamo capito cosa dobbiamo fare, cosa sbagliare e cercheremo di migliorare sempre di più in allenamento. I nostri ragazzi bravi tecnicamente a gestire la palla, tatticamente nelle situazioni semplici, nell'uno contro uno, nel due contro uno, a farsi trovare pronti sempre per concretizzare, per concludere in porta. Sapevamo che affrontavamo una grande squadra come l'Inter, con un grande settore giovanile alle spalle, quindi una società che cura ogni minimo dettaglio dal punto di vista dei ragazzi. Sapevamo questa cosa, l'abbiamo affrontata senza paura. Il risultato, vabbè, lasciamo perdere, che è stata ampiamente meritato dalla squadra di Milano. Vedo nei ragazzi tanti passi in avanti. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni del TG di Telesondrio News. Buona serata. Al quadrifoglio. A Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna. Da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna. Abbigliamento, borse, accessori e calzature. A Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari. L'idea che non avevi in testa. A Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19. Giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.